tutti, grazie per essere venuti oggi. Io sono Antonio Nonaletto, appartengo a Zerto. Sono entrato da poco in quello che è una bellissima realtà, secondo me, con un bellissimo prodotto. Con me oggi c'è Marco Del Plato, che è più la mia parte tecnica, anche lui è entrato da poco. E l'idea oggi è quella di presentare la soluzione. Oggi vorremmo presentare due tipi di filosofie, una filosofia che è un po' quella che per noi è classica, cioè cerchiamo in un qualche modo di creare dei nuovi standard per fare disaster recovery su ambienti di tipo enterprise, e un'altra filosofia che è un po' in evoluzione quasi gratuita che ci viene, è una filosofia che noi lo chiamiamo Cloud Fabric, che è una sorta di astrazione per quelli che sono ambienti in un certo senso eterogenei e che vanno verso quelle che sono sistemi cloud. Okay. Allora, come prima cosa, non so quanti di voi magari conoscono Zerto. Okay. Zerto è una società da poco in quello che è il panorama della virtualizzazione, principalmente VMware. Okay. È nata da un gruppo di sviluppatori, diciamo, product management che erano in EMC, e che hanno avuto una filosofia di riportare alcuni concetti all'interno della virtualizzazione. Zerto sostanzialmente, diciamo, permette di creare quelli che sono dei piani di disaster recovery e di business continuity sul mondo virtuale. È una replica virtuale. È una replica di tipo enterprise, quindi di alto livello. Enterprise per noi è definito come caratteristiche, non tanto come clienti, anche se a volte, diciamo, si ha una convergenza tra le due cose. E andiamo verso discorsi di replica tra data center o eventualmente replica tra sistemi cloud. Okay? Vediamo poi nel dettaglio cosa significano anche questi. Ok, giusto due parole su quella che è la società. Stiamo crescendo abbastanza, okay? Anche se siamo ancora in una certa fase di startup. La società è una società adesso americana, diciamo è nata da alcuni anni, il primo prodotto è uscito nel 2011 con quella che era la concomitanza del VMworld, e per questo abbiamo vinto anche diversi premi, okay? Tra cui Best of Show e comunque anche come miglior prodotto a livello di business continuity. Stiamo crescendo in termini di partnership, in termini anche di sistemi come MSP, okay? Abbiamo un'integrazione verso quello che è il sistema vCloud Director, quindi diciamo riusciamo a creare dei sistemi di disaster recovery per ambienti multi-tenant, e comunque anche a livello di clienti, anche in Italia, ve ne sono alcuni oggi, diciamo abbiamo certe soddisfazioni. È chiaro che non ho messo tutte le serie di premi che abbiamo vinto, però all'ultimo VMworld Europe a Barcellona abbiamo vinto come il premio come miglior prodotto per i sistemi disaster recovery, è la seconda volta, e Gartner quest'anno ci ha segnalato come cool vendor che ci mette, diciamo, abbastanza in evidenza come società abbastanza promettente. Zerto. Allora, parliamo di un mercato che è quello della business continuity e dei sistemi disaster recovery. Allora, penso che più o meno lo sappiate, è un mercato dove ci sono moltissime soluzioni. Alcune gratuite, alcune a pagamento, alcune software, alcune hardware, ok? Però diciamo sostanzialmente siamo in una condizione che la maggior parte di questi sistemi sono sistemi che si basano su snapshot, ok? Si fanno snapshot, si guardano le differenze, si replicano le differenze dall'altra parte per creare una copia, molto semplicemente. Okay? Diciamo che per dove ci vogliamo posizionare noi, che sono comunque caratteristiche enterprise, generalmente la clientela va su una soluzione abbastanza consolidata, che si parla di replica storage, okay? Eventualmente associato a quello che è un discorso di site recovery manager. Quindi è un discorso di provisioning, facilitare un attimo quello che è il restart delle nostre macchine virtuali. Apro una parentesi, ed è una parentesi storica. Io più o meno penso di aver fatto il primo sistema di disaster recovery diversi anni fa, okay? Penso che fosse il 2004, quindi ancora prima di tutto il boom della virtualizzazione, e si trattava in quel caso di un grosso cliente, che ha chiesto una SAN e poi ha chiesto un'altra SAN per fare un disaster recovery.
All'epoca costavano parecchio, ok? Solo di storage la trattativa era 500.000 euro, che non è poco, ok? Però il cliente l'ha pagata, bellissimo. E devo dire che comunque all'epoca il sistema, per quello che era un discorso asincrono, era si devono avere due storage, ok, medesimi, ok, dello stesso brand o comunque della stessa serie, e si deve replicare con dei sistemi snapshot. Quindi l'RPO era in dipendenza dalla frequenza dello snapshot, non si potevano avere troppi snapshot perché comunque si andava a impattare chiaramente le performance sugli applicativi. Questo era 10 anni fa, ma penso che funzionasse anche prima più o meno nello stesso modo. Oggigiorno con la virtualizzazione qualcosa è cambiato, ok? Però diciamo anche nel quello che è il panorama degli storage, ok? C'è stata una certa evoluzione in termini di performance, in termini di chiaramente caratteristiche, futures, gli storage comunque hanno evoluto. Però sul lato disaster recovery più o meno è rimasto tutto uguale. Cioè le funzionalità che c'erano una volta sono le stesse che abbiamo oggi. Snapshot, calcolo del differenziale, replica dall'altra parte. Zerto vuole portare una nuova filosofia che è comunque una combinazione di quelle che sono le due tecnologie, replica più provisioning, fonderle in un unico prodotto e attaccarle a quello che è lo stack dell'hypervisor. Ok? Eventualmente diciamo c'è quello che poi è un discorso di protezione sul breve termine, noi lo chiamiamo Continuous Data Protection, che ci viene naturale per come facciamo le cose. Allora sostanzialmente si tratta di portare una replica di tipo enterprise dal livello hardware verso l'hypervisor, ok? E come dire, rivolgerci solamente a quelle che sono le persone che in un qualche modo toccano la virtualizzazione, ok? Noi non richiediamo conoscenze sulla parte storage, okay? Questa è una grossa differenza, e facciamo una sorta di software defined data center o comunque software defined disaster recovery, dove chiaramente diciamo il tutto può essere configurato tranquillamente da un unico sistema. In breve, la replica di Zerto è solo software, ok? Non abbiamo integrazioni con l'hardware. Per questo possiamo dire che siamo totalmente indipendenti dalla parte storage, quindi possiamo utilizzare qualsiasi tipo di storage, ok? E andiamo molto d'accordo con quelli che sono i storage vendor che abbiamo oggigiorno. Siamo indipendenti dall'hypervisor, nel senso, storicamente siamo su VMware, e possiamo replicare da qualsiasi versione VMware verso un'altra qualsiasi versione VMware, però stiamo introducendo anche la parte di Hyper-V, okay? Quindi avremo il supporto per quella che è una tecnologia, vorrei mai dire, che sta cominciando a essere abbastanza consolidata, e sarà possibile fare anche quello che è una cross-replica. Cross-replica inteso Hyper-V to VMware, VMware to Hyper-V. Quindi creeremo una sorta di indipendenza, ok, o abstrazione, che ci riporterà un po' a quello che è il secondo concetto che vorremmo sviluppare poi successivamente. E l'altro discorso è che comunque diciamo il tutto viene fatto con una caratteristica diciamo abbastanza elevata, ok, in termini di caratteristiche. Quindi nell'idea di progettare una soluzione ideale di disaster recovery o business continuity dobbiamo avere diversi elementi. Allora, tra i primi elementi che dobbiamo mettere in piano è il fatto che comunque la replica che dobbiamo utilizzare è una replica che deve essere, in termini di caratteristiche, equivalente se non superiore rispetto a quella che può essere una replica storage. Abbiamo poi quelli che sono i discorsi di protezione dei dati sul breve e sul lungo termine, ok? Però Zerto non si limita solo al concetto crea una copia sul sistema disaster recovery. Abbiamo anche quello che è un elemento per avere un'automazione. Un'automazione che ci serve a ripristinare, ok, quelli che sono i nostri livelli applicativi, i nostri dati, e comunque facilitare tutte quelle che possono essere operazioni nel caso in cui
succedesse qualcosa, ok, si vuole effettivamente, diciamo, avere la possibilità di andare veloci, ok? Non si vuole tirare fuori il classico manuale, vedere nel momento del panico cosa bisogna fare. Come ultimo elemento è un discorso di semplicità. Il tool che noi utilizziamo, e questo fa una grossa differenza rispetto ad altri meccanismi che sono in circolazione, il tool è molto semplice. In un certo senso noi diciamo che è più facile da vedere che non da spiegare. E questo possiamo vederlo dopo. Ci abbiamo un laboratorio lab che comunque può dare una dimostrazione molto semplice del prodotto. Analizzando quelli che sono i vari elementi, ok, diciamo, Zerto Enterprise perché? Allora, come prima cosa, Zerto non utilizza snapshot. Non utilizza nemmeno agenti all'interno delle macchine virtuali. Sostanzialmente noi utilizziamo delle appliance virtuali che vengono installate sui diversi hypervisor e vanno a catturare quelli che sono i cambiamenti di I/O. Ok? È una selezione granulare delle macchine virtuali che vogliamo proteggere, e le macchine possono essere posizionate su diverse data store, su diverse loom, su diversi storage o anche su diversi siti. Ma l'idea, il concetto di base è che a livello di storage le macchine virtuali sono viste come dei file. Noi selezioniamo semplicemente quelli che sono i cambiamenti di I/O che ci interessano, e se c'è banda disponibile le replichiamo dall'altra parte in maniera continua. Non abbiamo uno scheduling, vengono replicate in maniera continua. Quindi dall'altra parte abbiamo una ricostruzione seguendo lo stesso ordine di scrittura, che è sempre di tipo crash IO consistent, e abbiamo sostanzialmente delle copie live delle nostre produzioni. L'idea è che non siamo noi a parlare con gli storage, quindi siamo totalmente indipendenti su quello che è la base storage, l'hardware che viene utilizzato sottostante. Possiamo utilizzare Nutanix, possiamo utilizzare Pure Storage, possiamo utilizzare qualsiasi brand, okay, ci interessi. Okay. E l'altro discorso è che, avendo una replica pressoché continua, noi garantiamo una perdita di dati pressoché nulla, che si traduce in un RPO di secondi. E l'RPO lo visualizziamo propriamente sull'interfaccia grafica, okay, in maniera live. C'è poi un discorso di banda, ok? Chiediamo una banda minima di almeno 5 megabits, ok? Ma questo è il minimo, ma comunque, diciamo, possiamo controllare la banda a livello di throttling, abbiamo una compressione integrata all'interno e non ha importanza quello che è un discorso di latenza. Altro concetto fondamentale, che comunque diciamo che il prodotto è enterprise e si va a configurare pressoché come una replica storage, è il fatto che comunque riusciamo a proteggere servizi piuttosto complessi. Servizi piuttosto complessi che richiedono magari una distribuzione su più macchine virtuali. Okay? Quindi l'esigenza qual è? L'esigenza è sostanzialmente quella di creare una sorta di consistency group. Okay? L'idea è che possiamo selezionare macchine, metterle all'interno di quello che noi definiamo un Virtual Protection Group, VPG, e sostanzialmente tutte le operazioni di provisioning che possono essere fatte, quindi failover, failback, testing o anche spostamento delle macchine virtuali, in provisioning noi possiamo tirare su il gruppo dove tutte le macchine hanno lo stesso timestamp, cioè lo stesso punto di consistenza. E questo facilita molto quella che è un discorso di protezione, che se dovessimo fare con gli storage richiederebbe una preconfigurazione, richiederebbe una conoscenza delle caratteristiche dello storage e richiederebbe parecchio tempo. Per noi in questo caso è una semplice selezione di macchine virtuali che ci interessano, e possiamo anche definire quello che è una sequenza di boot delle macchine, okay? Quindi inseguire quello che è un orchestration. C'è poi il concetto di continuous data protection, che è una protezione sul breve termine. Abbiamo detto che replichiamo i cambiamenti a livello di blocco, e questi cambiamenti sul sito secondario possiamo anche in qualche modo immaginarli all'interno di un giornale. Teniamo una certa storicità, ok? Sostanzialmente possiamo tenere una sorta di timeline, ok?
dove decidiamo magari di tenere le ultime 4 ore, le ultime 24 ore o comunque più tempo, ok? E l'idea è che possiamo fare una sorta di rollback, ok? Se succedesse qualcosa non devo ricorrere magari all'ultimo backup, perdendo dati utili o all'ultimo snapshot, ok? L'idea è che posso selezionare l'esatto secondo dove decido di far ripristinare le mie macchine virtuali. Se conosco il momento in cui è successo il disastro, ok, posso ripristinare il secondo precedente, ok? Quindi evitare una perdita di dati utili, che oggigiorno i dati sono molto importanti, ok? Quindi diciamo è sicuramente ottimizzato per quelle che sono casistiche di protezione di dati veramente critici. L'automazione viene fatta tramite quella che è una web console, che comunque è anche integrata in vCenter, ok? Una volta che siamo all'interno del sistema, in questo caso abbiamo la visualizzazione di due siti, la replica può essere bidirezionale, quindi possiamo avere un sistema attivo-attivo, ok? Sono sempre disponibili quelle che sono le operazioni, ok? In questo caso abbiamo quello che è un grossissimo bottone rosso, che è la parte di failover. Una volta che abbiamo definito quelle che sono le macchine che vogliamo proteggere e i gruppi, fare un'operazione di failover molto semplice, ok? È giusto pochi click, okay? Si dà una conferma su quelle che sono i gruppi o i sistemi che vogliamo far ripartire disaster recovery, una conferma per eventualmente il recover point, quindi il punto di ripristino. Dopodiché si arriva a quella che è una grossissima schermata rossa, è un warning, ok? Per dire siamo proprio sicuri, stiamo andando a disaster recovery. E dopo siamo pronti a ripartire. Quindi il sistema riesce a automatizzare tutta una serie di processi che eventualmente, diciamo, con altri metodi sarebbero piuttosto onerosi, in termini di persone, in termini di conoscenze, in termini anche, diciamo, di costi, mettiamola così, anche in tutto il cost of ownership. Abbiamo un RPO di secondi e un RTO a livello di minuti. Okay? Le operazioni che possiamo fare sono operazioni molto banali, okay? Operazioni di failover, dove eventualmente possiamo ridefinire anche quelli che sono gli indirizzi IP sul lato disaster recovery, questo perché magari a disaster recovery abbiamo regole di firewall diverse. Okay? Possiamo definire anche quelle che sono operazioni di testing, creiamo dei network ball dove far girare le nostre macchine virtuali e in ogni caso la replica non si ferma mai, quindi una replica continua. Possiamo avere poi quello che è un discorso di failback, okay, dove ripristiniamo quello che è il sito disaster recovery, veramente con una protezione reversa, per differenza, e non occorre magari riconfigurare tutto quello che è un discorso di network IP. Un'ultima operazione che non è segnata qua è un discorso di moving, okay, dove noi eventualmente possiamo spostare le macchine virtuali come una sorta di HK, ok? Per esigenze diverse, ok? Dobbiamo fare un upgrade del firmware a livello di produzione, non è tanto bello farlo sul sito primario, spostiamo temporaneamente le macchine sul sito secondario, quando abbiamo finito l'upgrade riportiamo indietro, ok? Il downtime è minimo e comunque è tutto abbastanza controllato. Quindi Zerto raccoglie una serie di operazioni su un'unica interfaccia grafica, ok? Automazioni, replica, protezione sul breve e sul lungo termine. Possiamo avere anche un discorso di backup of site, okay, dove eventualmente possiamo in un qualche modo creare delle copie giornaliere, settimanali, mensili o quando vogliamo e immagazzinarle su quello che è uno storage deduplicato oppure un sistema quantum o quant'altro. E diciamo facilita sicuramente quelle che sono operazioni che potrebbero essere assai complicate. Per noi i clienti che in un certo senso sono abbastanza interessanti sono clienti che fanno già un disaster recovery. La soluzione è molto scalabile, okay? Si parla di progetti da 15-20 macchine per poi salire a 100 o anche a migliaia, okay? E comunque diciamo è una soluzione che in qualche modo unica piattaforma. Volevo introdurre molto brevemente quello che è un altro concetto, che è il concetto di cloud fabric, ok? Oggigiorno si è visto che il cloud sembra prendere un po' piede, ok? Sempre di più, però si va su un concetto di hybrid cloud,
okay? Non un concetto di cloud effettivo, dove noi abbiamo dei nostri data center, delle nostre macchine, delle nostre infrastrutture, e vogliamo andare a utilizzare quelle che sono infrastrutture flessibili, dove si fa su un discorso di managed service provider, okay? Oppure diciamo cloud pubblici come Amazon, Azure oppure Google, okay? Ci sono delle barriere, okay? Barriere che comunque sono un po' difficili oggi da superare, okay? Innanzitutto si va su un discorso di diversi hypervisor, si va su quelli che sono workload, per quelle che sono diciamo alcune caratteristiche di alcune società piuttosto complessi, parecchi terabyte, okay? Molte macchine virtuali, okay? E non c'è una reale, come dire, fluidità di spostamento di questi workload, okay? L'idea è che comunque diciamo, se facciamo un'operazione di spostamento, a volte sono operazioni piuttosto complesse che richiedono diverso tempo. Ecco, quindi l'idea che ha Zerto è sostanzialmente quello di creare una sorta di layer e creare un'astrazione, okay? Dove l'astrazione permette di essere indipendenti dall'ambiente dove si vuole andare e possiamo spostare o proteggere le macchine in maniera molto trasparente. Sostanzialmente noi abbiamo quelli che sono i nostri workload, sono all'interno di cosiddetti container virtuali e li possiamo spostare in maniera trasparente su diversi ambienti, su diversi hypervisor, su diversi managed cloud provider, okay? Oppure su anche quelli che possono essere cloud pubblici, okay? Downtime pressoché nulli, okay? Andiamo su qualsiasi stack e comunque spostiamo anche migliaia o centinaia di macchine virtuali senza alcun problema, okay? È l'idea che comunque ho la flessibilità e mi permetto di creare, come dire, facilitare quello che è un discorso di hybrid cloud molto più semplice, okay? Quindi possiamo proteggere e spostare le macchine virtuali, okay, in maniera molto trasparente. Giusto una picture per quella che è la roadmap. Oggigiorno siamo su VMware. In un paio di mesi, a gennaio, verrà lanciata quella che è il nuovo prodotto, che comunque avrà anche un'integrazione con la parte Hyper-V. E per il futuro andremo anche su un discorso di OpenStack. Allargheremo quello che sono il supporto per i cloud pubblici. A gennaio sarà supportato Amazon, per esempio, e ci sarà sempre di più una convergenza tra quelle che sono caratteristiche e funzionalità di backup con quello che è il nostro sistema di disaster recovery. Io ho finito, se qualcuno ha delle domande, però in ogni caso diciamo c'è la possibilità di vedere il prodotto live assieme al mio collega e siamo qui tutta la giornata. Domande? Hai detto che è software, quindi sì. Sì, sostanzialmente abbiamo un deployment di alcuni, si chiamano Virtual Recovery Appliance, Virtual Replication Appliance, sono dei template UF e sono delle appliance virtuali, sono delle macchine Ubuntu Linux dove c'è la nostra logica all'interno e permettono di proteggere da cluster a cluster. Sì. Scusami, di solito la replica viene demandata appunto agli storage per una questione di carico, sì. Quindi su ambiente enterprise di solito, almeno da quel che lo so io, è un problema di carico. Mettendo su una macchina virtuale dobbiamo dedicare un paio di host probabilmente per il lavoro no, che deve svolgere. Viene inserita quella che è un'appliance virtuale, che è una macchina virtuale su ogni host, e questo per in qualche modo catturare tutti gli IO che ci interessano. Il sistema è compatibile con un discorso di spostamento delle macchine virtuali all'interno del cluster, quindi è compatibile con quello che è vMotion, compatibile con DRS, compatibile con l'HA o comunque con Storage Motion. L'assorbimento eventualmente di performance viene solo all'interno della virtual appliance, okay? Ma a livello di impatto specifico sulle macchine virtuali di produzione non ce n'è. Cioè deve essere, è necessario avere un appliance per ogni host, quindi? Sì, assolutamente. Okay. Ok. A meno che non si sa che la macchina che stiamo proteggendo non va su quell'host. Ok, quindi è vincolante posizione della macchina virtuale e appliance. È l'unico modo che diciamo riusciamo a catturare l'IO, altrimenti okay. Non riusciremo. Altra questione per quanto riguarda la replica, diciamo, abbiamo detto abbiamo un tempo minimo di secondi della replica, sì. Però relativamente sempre alla banda che abbiamo disponibile, se abbiamo sì. un paio di tera e pochissima banda,
i secondi allora, vanno... c'è un discorso di mirroring iniziale, okay, che può passare in banda, eventualmente può essere fatto un pre-seed, okay, quindi diciamo spostiamo i dati su quello che è un sistema storage o dei dischi, li riportiamo dall'altra parte e viene poi fatto un riallineamento per differenza. Sì, dico, comunque viene fatta una valutazione dell'RPO sul momento in cui si definisce quanti dati e quanta banda abbiamo. Sì, abbiamo un tool che comunque permette di fare un pre-assessment di quella che è la banda necessaria. C'è un discorso di compressione anche, però in ogni caso teniamo conto che i dati, per quanto comprimibili siano, okay, devono essere commisurati sempre con quella che è la banda necessaria. Certo, okay, grazie. Prego. Attualmente come viene licenziato? Il licensing viene dato per numero di macchine virtuali che si vogliono proteggere. Okay, quindi bisogna contare il numero di macchine critiche, mettiamola così, che noi tendenzialmente andiamo su quelle che sono macchine effettivamente importanti e poi si va a salire eventualmente. Quindi non è, diciamo, molto dinamico, perché se io domani voglio, il cliente vuole, cioè, un deploy di una macchina virtuale, ormai è come comprare, non so, caramelle. Quindi dopo, diciamo, il cliente è vincolato a dover rinnovare o cambiare comunque il licensing se nel momento in cui modifica l'infrastruttura su cui risiede l'erogatore. No. Nel senso, io oggi licenzio per 50 macchine. Sì. Tra una settimana ce ne avrò 52, fra un mese 58. E si pagano, sì, quelle che vengono aggiunte, ok? Generalmente, per come noi vediamo noi, le macchine critiche non decalano, casomai crescono. Ok. Però diciamo, considerate, voi potete avere anche un cluster con 100 host, ok? Se la criticità vostra è solo su poche macchine, proteggete solo quel gruppo di macchine. Sicuramente dà più flessibilità e comunque a livello di licensing è commisurato con quelle che sono le esigenze. E c'è qualche vincolo rispetto ai sistemi operativi delle VM oppure no? No, supportiamo qualsiasi sistema operativo che è supportato da VMware. Non l'ho detto, però diciamo supportiamo qualsiasi cosa che è all'interno della virtualizzazione. E questo per dire anche che supportiamo anche ad esempio raw drive mapping, per intenderci, o anche cluster applicativi all'interno dell'infrastruttura virtuale.